delegati di Toscana Sinistra nel collegio senese e siamo a Montenoni d'Arpia in un luogo simbolico perché siamo in un mulino del 1400, un mulino che era legato alla grancia di Santa Maria della Scala e quindi attraverso l'acqua, bene comune, si macinava il grano per l'ospedale. E è evidente che i beni comuni dall'epoca di cui stiamo parlando arrivano fino ad oggi anche se sotto minaccia, perché oggi molti dei nostri beni comuni sono stati o distrutti nel caso di beni comuni naturali o privatizzati o ne è stata privatizzata la gestione. Uno dei casi più evidenti è l'acqua, simbolo dei beni comuni, ma se ne potrebbero fare molti lontani da qua, le spiagge, si potrebbe parlare di beni fondamentali come la stessa energia, insomma il ragionamento sarebbe lungo, bene comuni digitali. È chiaro che quindi non è una scelta casuale quella di ritrovarci in questo luogo, è una scelta che pone la nostra lista come l'unico progetto che comunque in tutti questi anni una battaglia per la ripubblicizzazione della gestione dei beni fondamentali, dei beni comuni fondamentali e dei servizi pubblici fondamentali. Siamo in una regione nella quale si è costruito lentamente la gamba della sanità privata accanto a quella della sanità pubblica attraverso un sistema di ticket che sono cresciuti nel corso del tempo. Si indirizza una parte della comunità toscana verso appunto la sanità privata, devi farti una radiografia, ti rivolgi al privato, devi fare una prestazione specialistica, vai al privato, di diagnostica, vai al privato, l'insieme che è stato composto dal definanziamento della sanità pubblica da una parte e le liste d'attesa che si sono allungate dall'altro e un sistema alto dei ticket hanno fatto un modo di consolidare questa gamba della sanità privata con un proliferare di un privato sociale che su questo appunto fa profitti impoverendo poi il tessuto della sanità pubblica a partire dalla sanità pubblica territoriale. Se leggiamo i programmi dei nostri principali avversari vediamo che la pensano alla stessa maniera, cioè che questa gamba del privato va lasciata così com'è. Noi invece siamo fra quelli che pensano che la sanità è un servizio che deve essere pubblico, di qualità in tutti i territori e deve essere appunto rafforzata la sanità pubblica e non alimentata da privata. Si potrebbe dire lo stesso di molti altri servizi, si potrebbe dire in questo momento di Covid-19 che è una priorità assoluta ripubblicizzare la gestione dell'RSA, una questione che è stata considerata poco nel corso del tempo. Ma abbiamo visto cosa è successo con le morti di tante persone anziane nel paese in generale, purtroppo anche nella nostra regione, e sappiamo che questo dipende dal fatto che le RSA sono diventate un vero e proprio business. Uso questa espressione, gli anziani sono diventati le galline dalle uova d'oro, per dire che chi gestisce le RSA mette al centro i profitti e non il bene delle persone ospitate o di coloro che operano all'interno delle stesse RSA. Dunque anche in questo caso la ripubblicizzazione della gestione dell'RSA è un altro dei temi che noi poniamo al centro della campagna che è legato alle emergenze. Ma per continuare sul taglio dei beni comuni, che chiaramente è un pezzo del nostro programma, perché molte sono le cose che si potrebbe discutere per quella necessaria svolta verde verso la conversione ecologica delle produzioni, verso l'economia circolare e verso la svolta per la giustizia sociale, cioè lavoro stabile e non precario, ma è evidente che dentro questo progetto, dentro questo quadro, il tema dei servizi, il tema dei beni comuni è un tassello fondamentale. E dicevo appunto dell'acqua, proprio nell'ultimo consiglio regionale abbiamo portato in discussione la legge per la ripubblicizzazione della gestione dell'acqua nella nostra regione e il Partito Democratico e la Lega hanno, pur essendo fisicamente presenti nell'aula, hanno dichiarato di partecipare al voto, cioè di far mancare il numero legale, ripeto, pur essendo fisicamente presenti, per impedire il voto della legge per la ripubblicizzazione dell'acqua che
era l'emanazione diretta del referendum del 2011, l'attuazione di quel referendum, l'acqua è un bene comune, deve essere gestita da soggetti pubblici, non da società per azioni che ne traggono profitto, attraverso un nuovo modello pubblico che prevede la partecipazione della cittadinanza, dei lavoratori stessi, delle associazioni ambientaliste, dei forum dell'acqua, quindi un modello pubblico diverso, non un modello clientelare, non un modello burocratizzato. Io dico spesso che la politica ha spesso inteso i beni comuni come beni propri della classe politica. Noi pensiamo a un altro modello di pubblico, trasparente e partecipato. Questa legge metteva tutto insieme, proponeva i fondi per la ripubblicizzazione, i 50 litri gratuiti per ciascuno in quanto l'acqua è un diritto umano, un fondo di solidarietà internazionale perché l'acqua non è semplicemente un fatto di bollente alte perché questi ci fanno i profitti sopra, è anche il simbolo appunto di un bene che in tante zone del mondo manca, quindi c'è il tema di come contribuire in piccola parte a garantire il diritto all'acqua a chi non lo ha anche in zone lontane, quindi il tema della solidarietà, cioè la legge era sotto questo profilo completa, c'era tutta la parte naturale, l'acqua lo vediamo appunto dal mulino, scorre nelle nostre città spagne da sempre ed è un pezzo del nostro paesaggio, un pezzo della nostra agricoltura, quindi c'è anche la tutela di una risorsa che purtroppo è sempre più inquinata, è sempre più messa a rischio anche da un'agricoltura che fa uso di pesticidi, infatti noi poniamo nel nostro programma anche l'obiettivo della transizione ad un'agricoltura priva di pesticidi, c'è il grande tema di industrie inquinanti e la necessità di conversione ecologica rispetto ai modelli produttivi oggi esistenti e si potrebbe continuare a fare molti esempi. Quindi dentro questa legge ci stava un'idea diversa ed era realizzabile, tenete conto che a Parigi si è ripubblicizzato ormai molti anni fa, proprio su un modello simile a quello che noi portavamo nella nostra legge, quando si è ripubblicizzato le bollette si sono abbassate dell'8% e sono stati fatti molti più investimenti sulle infrastrutture di rete. Quindi è un modello possibile, un modello che funziona, un modello più efficace socialmente, un modello più efficiente. Se è possibile a Parigi, deve essere possibile anche in Toscana, questo è quello che ci siamo detti. Bene, i beni comuni, lo dicevo prima, sono appunto un tassello del nostro progetto, ce ne sono molti altri e le candidate e i candidati che sono qui accanto a me possono aiutarmi a comporre, diciamo, il mosaico del nostro progetto e lo fanno anche con le loro esperienze personali, perché quello che abbiamo fatto in tutta la regione è stato proprio di mettere insieme non solo tante culture politiche della sinistra e dell'ambientalismo e dell'impegno sui temi dei beni comuni, materiali e immateriali, digitali, immateriali e naturali, ma anche appunto persone che portano il loro contributo di esperienza lavorativa, di impegno sociale, di impegno appunto per il lavoro stabile non precario, insomma questa composizione plurale della lista è la nostra ricchezza, è la nostra forza, è la forza di un progetto che è, come dire, l'unico che vuole sparigliare delle carte. Qui chiudo dicendo questo: non c'è niente di stabilito, non c'è niente stabilito quando il 50% dell'elettorato non vota, ha deciso di non votare perché non si sente rappresentato dai due grandi blocchi che vogliono far credere di essere gli unici presenti nella competizione elettorale, quello della candidata di Matteo Salvini, Ceccardi, e quello del candidato di Matteo Renzi, Gianni. Ci vogliono far credere attraverso un bipolarismo costruito ad arte, anche con leggi elettorali fatte apposta per imporre il ricatto del voto utile, per cercare di condizionare l'elettorato dentro questa, diciamo, questa gabbia che noi vogliamo rompere. Ecco, c'è altro, c'è un'altra scelta possibile, che non a caso è anche il tema che abbiamo posto al centro del manifesto della campagna, che richiama l'altro mondo possibile, l'altra Europa possibile, cioè la grande stagione che ha inaugurato questo millennio di movimenti che volevano il cambiamento e continuano a volere il cambiamento. Pensiamo ai Fridays for Future, che oggi sono gli eredi di questa stagione.
E noi diciamo che un'altra scelta è possibile anche elettoralmente, cioè che quella gabbia che ci hanno voluto imporre deve essere fatta saltare, che coloro che sono d'accordo su tutto, sulla sanità privata, sull'autonomia differenziata, sui soldi alle scuole private, sulle mega grandi opere distruttive, non possono continuare a dirci che quella con sfumature diverse è l'unica strada che abbiamo davanti, che quella è l'unica prospettiva che abbiamo davanti. No, c'è un'altra prospettiva, è quella che stiamo costruendo noi insieme, ed è quella che le voci delle candidate e candidati anche di questo collegio portano dentro la campagna in questo assurdo mese di agosto, in mezzo al Covid, in mezzo al caldo, ma noi ci siamo e continuiamo, pur nella difficoltà e nella fatica, a percorrere la Toscana. Fiorenza. Io mi presento, sono Fiorenza Bettini, ho 19 anni e sono una guida turistica. E Tommaso citava proprio questo luogo, che era una grancia del Santa Maria della Scala, l'antico ospedale di Siena, che appunto dava ospitalità ai pellegrini e che si trovava, diciamo, lungo la via Francigena. E questi percorsi oggi sono anche percorsi turistici e diciamo che già nel 2015, perché io ero candidata con Tommaso Fattori già 5 anni fa, nel 2015 noi già parlavamo di un modello di turismo diverso, diffuso, dove diciamo con una programmazione che potesse un po' ovviare a quello che è un po' il fenomeno dell'overtourism, no? Della massificazione del turismo e anche l'impoverimento poi di fatto dei luoghi, no? Perché abbiamo un patrimonio di bellezze storico, culturali e artistiche su tutto il territorio toscano. Questo forse oggi con la pandemia lo hanno capito in tanti, noi lo dicevamo già 5 anni fa, e quindi anche sul tema del turismo penso sia necessario, ecco, essere fattivi questa volta e non aspettare, diciamo, la crisi per poter mettere in campo una programmazione diversa. Tommaso parlava proprio del tema del mondo dei movimenti e di un altro mondo possibile. Io vengo proprio da quel mondo lì, perché ho conosciuto Tommaso Fattori proprio nel 2011 durante la campagna referendaria per l'acqua pubblica, per l'acqua come bene comune, come dicevamo noi, una stagione straordinaria. Sono passati 9 anni, abbiamo portato avanti il referendum, se ricordate 26 milioni di cittadini italiani si sono espressi contro, diciamo, il profitto sull'acqua. Ma non solo, come movimento noi portammo avanti il progetto del referendum, ma noi portammo anche delle proposte fattive, quindi una proposta di legge sulla ripubblicizzazione. A dire il vero c'è anche la legge a livello nazionale che giace nei cassetti del Parlamento italiano, ma a livello toscano fummo proprio i primi a portare avanti la legge sulla ripubblicizzazione dell'acqua. E appunto Tommaso, insieme proprio al Forum Toscano dell'Acqua e ai movimenti, ha portato questa legge in Consiglio regionale. E questa cosa che citava poco fa Tommaso, perché è stata discussa proprio nell'ultima seduta della legislatura, dove in accordo PD e Lega hanno fatto mancare il numero legale per votare, quindi hanno di fatto bocciato questa proposta. Ora io ricordo quando era la stagione del referendum, diciamo, si dicevano tutti a favore dell'acqua pubblica, però quando poi si arriva alla prova dei fatti e si arriva, diciamo, a tagliare quella che è un po' lo strapotere, perché ricordiamocelo, la Toscana è stata la prima regione italiana a privatizzare l'acqua, cioè a creare una gestione misto pubblico-privato, dove però il privato
agganciarmi per una brevissima riflessione a quello che diceva Fiorenza. Siamo qui in questo luogo carico di storia e sappiamo che le pietre parlano, a chi però ha gli strumenti per poterle leggere e capire. Quindi qui vediamo un esempio del passato virtuoso del rapporto tra la città di Siena, il suo ospedale e il, quello che un tempo era il contado e oggi potremmo dire la provincia. Se andiamo nelle famose pitture del buon governo in palazzo pubblico, vediamo che il buon governo non riguarda solo la città di Siena, ma trova un rapporto, potremmo dire, di stretta congiunzione, se non addirittura di osmosi, con la campagna, con la provincia. Questo mi consentirebbe anche di fare un riferimento all'attualità, al fatto che Siena sia uscita in maniera quasi paradossale dal sistema dei musei senesi, una rete che invece era un vanto, perché Siena non è l'ultima città che ha riflettuto su queste tematiche, ma forse una tra le prime: la chiusura del centro storico, la valorizzazione, l'impedire la speculazione edilizia, il salvare negli anni passati le valli verdi di Siena. E quindi questo rapporto importante tra la città e appunto i luoghi, le strade, qui siamo lungo la Cassia o Francigena, le Grance, il rapporto appunto tra la città e la sua provincia, rapporto che in questo momento politicamente forse si è interrotto, ma noi dobbiamo riflettere che siccome ci rivolgiamo ai nostri figli, ai nostri nipoti, al futuro, dobbiamo avere la saggezza di prendere tutto il buono che è stato fatto e orientarlo unendolo a tematiche che oggi, come quelle ambientaliste, sono diventate più decisive e più importanti di quanto non fossero state in passato. Quindi questa campagna elettorale che si svolge in questa maniera così anomala in questo mese, che mai a mia memoria aveva visto elezioni e che mette a dura prova innanzitutto anche fisicamente il nostro impegno di candidati, però non ci fa dimenticare quello appunto che è il nostro impegno con Tommaso Fattori. Proprio un'altra scelta è possibile, una scelta che deve essere basata appunto sull'esperienza del passato, che va unita al presente, ma per costruire un futuro possibilmente migliore per tutti. Se volete trovo bene il contatto, sono Michele Vittori. A proposito dei rapporti tra capoluogo e centri della provincia, perché qui siamo in uno dei centri della provincia più popolati, forse anche più importanti, non troppo lontano, non troppo vicino al capoluogo rispetto ad altri, però Monteroni d'Adda è anche su una direttrice di comunicazione importante. Mi chiedo se la popolazione di Monteroni, i cittadini di Monteroni, siano poi così soddisfatti di un modello toscano di un altro bene comune, che è la socialità e l'integrazione. Mi riferisco in particolar modo alla possibilità che le nuove generazioni e i giovani hanno nel tempo dello studio, nel tempo del lavoro e nel tempo libero di raggiungere e di riuscire a armonizzare i loro tempi di vita appunto con i tempi delle vie di comunicazione. Da questo punto di vista Monteroni credo ponga degli interrogativi importanti e li pone anche sul discorso dell'integrazione. Monteroni d'Arbia, insieme a pochi altri comuni della provincia di Siena, è stato uno dei primi ad accogliere già da decenni famiglie e persone immigrate, e sono ormai un capitale sociale, costituiscono una parte importante della popolazione. Io mi chiedo se sia
avvenuta, se si è di fatti avvenuta un'integrazione felice, armoniosa, e se appunto il modello toscano possa, fino ad oggi visto, possa garantire la riuscita di questo bene comune, che è appunto l'integrazione tra culture diverse. E nell'ottica giovanile, ragioniamo in termini di ragazzi di seconda generazione, che ormai sono a tutti gli effetti italiani, ma che nei centri della provincia, nei piccoli e medi centri della provincia, continuano a vivere ancora abbastanza separati dal resto della popolazione. Su questo aspetto è bene che in tutti i centri della provincia che noi andiamo e che visitiamo, è bene porre l'accento, perché siamo sicuri che sia possibile fare molto, molto, molto di più e molto meglio. Questo è uno dei beni comuni forse più immateriali, ma più fondamentali: la possibilità di circolare, la possibilità di raggiungere i capoluoghi, le attività principali, ma anche la possibilità di vivere il proprio territorio in maniera armoniosa e in maniera positiva. Continuo io. Allora, sul discorso anche della mobilità all'interno della provincia, ne approfitto per rilanciare un punto del programma che spero sia chiaro ormai, visto che da quando abbiamo iniziato questa campagna elettorale che ne parliamo, che è il raddoppiamento delle nostre linee ferroviarie. È un'opera fondamentale, di fondamentale importanza per appunto collegare la nostra provincia sia con la zona nord sia con la zona sud, quindi Empoli, Siena, Siena Chiusi e Siena Grosseto. Mi riallaccio al tema della viabilità perché qui su Monteroni c'è un esempio importante di un progetto ormai da anni in campo, plurifinanziato dalla regione e dall'amministrazione provinciale a suo tempo, che è la variante della Cassia, località Monteroni-Monsindoli. È un progetto che prende il suo avvio negli anni Ottanta, dopo vari finanziamenti alla fine degli anni 90, nel 1998, per una spesa complessiva di 60 miliardi di lire, viene inaugurata la tangenziale Monteroni-Darbia. Il completamento però si rende, nel raccordo Monteroni-Sud e Lucignano-Darbia, si rende indispensabile per via dei molti incidenti che si verificano all'uscita sud della tangenziale. Ecco, la regione rifinanzia il progetto con più di 3 miliardi. Nel 2001 lo rifinanzia con 63 miliardi all'amministrazione provinciale, di cui 59 solo per il lotto Monteroni-Darbia-Monsindoli. Nel 2002 la competenza della Cassia passa dall'ANAS all'amministrazione provinciale, che interrompe i lavori nel 2010 per gravi inadempimenti dell'impresa esecutrice. Da allora sono presenti solo diversi piloni nella valle, che però non si sa bene quale futuro subiranno, perché già il costo è stato importante, perché dai dati a noi in possesso ci risulta che solo dall'inizio dei lavori fino al 2011, solo per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza del tratto, si sono spesi 4 miliardi e 500 mila euro. Quindi, no, di euro, siamo già nel 2011. 4 miliardi? Sì. 4 milioni, scusate, di euro. 4 milioni di euro. Sì, no, era tutta una cifra. No, pensavo di lire, ma No. Da allora i lavori sono fermi. È stata commissariata dalla Regione Toscana, che, considerando di fondamentale importanza la realizzazione di questo progetto, lo rifinanzia con 5 milioni. Con il passaggio ad ANAS sembrava che questa arteria, con il passaggio ad ANAS di questa arteria sembrava che i soldi non spesi
per quest'opera dovessero tornare indietro. Se non che a novembre dello scorso anno, cioè del 2019, la Regione ha approvato una variazione di bilancio che precisa che le risorse erogate dalla Regione alla provincia di Siena e non spese possono essere utilizzate fino all'importo massimo di 2.500.000 euro per interventi sulle strade provinciali connesse alla fascia. Però, tuttavia, da novembre i lavori non sono mai ripresi. A deturpare il territorio di Monteroni, quindi non un aspetto collegato alla mobilità ma all'ambiente e al territorio, ci sono poi evidentissimi da chi viene da Siena i due silos della ex IDIT, che sono due silos in cemento armato in evidente stato di degrado, e nonostante il piano strutturale di Siena approvato nel 2010 ne prevede il riutilizzo per finalità legate alla cultura e allo spettacolo, ad oggi l'area è ancora in evidente stato di abbandono. Se ho altri due minuti, no, non ce l'ho, va bene, Si parla di infrastrutture e tra le tante infrastrutture non c'è solo le infrastrutture fisiche, come diceva giustamente Lia, ma bisognerebbe anche affrontare la tematica delle infrastrutture digitali, che ormai ce ne siamo resi ben conto in questi ultimi mesi di lockdown, in cui i nostri ragazzi si sono trovati a dover fare didattica direttamente da casa usando il computer. Molti dipendenti che facevano lavoro da ufficio hanno avuto la possibilità di lavorare direttamente dalle proprie case senza dover interrompere il rapporto di lavoro. La rete internet è il veicolo con cui molte persone sono rimaste in contatto fra di loro e quindi si sono anche fatte forza durante mesi di isolamento sociale che avrebbero potuto, se non avessero avuto questo mezzo di comunicazione, diciamo provocare delle conseguenze anche emotive probabilmente peggiori. Dicevo appunto infrastrutture digitali. La nostra regione purtroppo non è messa male, ma non è neanche ottimale. Secondo una lettera dei sindaci che hanno veicolato al governo attraverso ANCI, ci sono 41 comuni della nostra regione che non hanno ancora una copertura completa di connessione ad internet. Non si parla solo di comuni montani, di comuni rurali, di piccole zone magari lontane da centri abitati, ma si parla anche di aree che sono vicine alle grandi città, a luoghi di provincia. Per esempio, io abito nel comune di Sovicille e ci sono zone del comune di Sovicille a neanche 20 km da Siena dove non c'è ADSL, dove non c'è segnale cellulare, dove non c'è la possibilità di connettersi ad internet. Questo è un problema perché oggigiorno innegabilmente con tutti i servizi anche pubblici che vengono veicolati attraverso la rete non avere la possibilità di connettersi vuol dire in qualche modo essere esclusi dalla collettività, dalla vita anche politica, perché se vogliamo i cittadini attraverso la rete, attraverso i siti web delle amministrazioni possono per esempio accedere ai vari bandi, ai servizi, faccio un esempio banale, il bonus vacanze, accessibile solo ed esclusivamente attraverso un'app che va installata sul proprio smartphone e quindi chi non ha la possibilità di connettersi o non ha le competenze, le conoscenze o non può permettersi economicamente gli strumenti informatici è di fatto tagliato fuori da queste possibilità. Quindi si parla in qualche modo di cittadini di serie A, che sono quelli che vivono nelle zone connesse e che hanno le capacità sia culturali che economiche per potersi permettere l'accesso e l'utilizzo di internet, ai cittadini di serie B che invece si trovano loro malgrado a non poterne usufruire. Questa è una differenziazione che insieme a Tommaso Fattori e agli altri colleghi e agli altri compagni, se vogliamo, della lista toscana a sinistra abbiamo deciso di affrontare e lo dobbiamo portare prepotentemente all'attenzione degli organi e delle istituzioni, perché solamente superando questo gap si rende possibile anche una completa partecipazione alla vita democratica, alla vita economica, perché qui si parla anche di possibilità imprenditoriali. Ormai le aziende vivono quasi
esclusivamente utilizzando la rete per accettare ordini, entrare in contatto con i clienti, farsi pubblicità, e quindi di conseguenza si parla anche di occupazione, di lavoro, che attraverso la rete rende possibile lo sfruttamento delle potenzialità anche imprenditoriali di un certo territorio. Quindi ecco, un altro mondo è possibile, anche un altro mondo digitale, anche la possibilità di avere tutti un accesso libero e completo alla rete internet. Questo io mi auguro di poterlo fare grazie a voi, grazie alla vostra fiducia, grazie anche a Tommaso Fattori e a tutti gli altri candidati della lista Foscana a Sinistra. Grazie. Per chi non mi conosce, io mi chiamo Roberto Fondelli, vengo da una lunga militanza all'interno delle forze della sinistra e vorrei porre l'attenzione su un altro bene comune. Qui si parla di bene comuni, c'è anche la gestione di un altro bene comune, quello dei rifiuti. Voglio fare riferimento, proprio oggi è uscito un vanto da parte di un esponente di una lista verde, una delle tante liste civette in appoggio a Giani, il quale dice: abbiamo fatto cambiare idea a Giani. Perché Giani aveva detto che si fa un mega impianto di incenerimento a costo dei carri armati. Pare che Giani abbia cambiato idea, no, non si faranno più inceneritori. Ora vorrei dire a questo esponente verde civetto, sì, ma con quali progetti alternativi voi pensate di gestire i rifiuti in alternativa ai mega impianti? No, perché qui in questa provincia, Tidio se lo ricorda, 20 anni fa facemmo una battaglia contro l'allora governo territoriale e presentammo un contropiano sui rifiuti, dove si, 20 anni fa, dove si parlava di riduzione, di riciclaggio, di raccolta differenziata, contro un programma che si incentrava sul potenziamento del vecchio inceneritore della Valdezza, facendo un nuovo impianto che chiamavano termovalorizzatore, noi non si brucia, noi si recupera energia. Ci hanno speso 60 miliardi di vecchie lire e noi gli dicevamo: scusate, fate un impianto per 70.000 tonnellate annue, quando in provincia di Siena, allora la gestione era provinciale, produciamo 120.000 tonnellate, ma allora voi o bruciate o differenziate, perché le cose prima o poi entreranno in rotta di collisione. Hanno voluto fare questo impianto e infatti le cose sono entrate in rotta di collisione, perché nel 2010 in provincia di Siena avevamo il 52% della raccolta differenziata, dopo 10 anni siamo al 48%, e sapete perché? Perché si deve far funzionare l'inceneritore, perché l'hanno fatto. Ma sapete quanto va a pesare sulle nostre bollette di noi cittadini utenti dell'inceneritore? C'ha un costo di gestione di 10 milioni annui e la termovalorizzazione consente un recupero di energia, grazie all'Enel che paga bene, di 2 milioni e mezzo.